Igor Bragato, siamo al Vegan Festival Expo del 2011. Che cosa sei venuto a farci vedere? Allora, io ho una casa editrice e sono venuto qui a proporre una serie di volumi. Due in particolare, il primo è questo che tu hai in mano e l'altro è Nobili Scorpacciate Vegan. Luce è un progetto editoriale che nasce proprio dal mio percorso spirituale, che è anche passato naturalmente attraverso quella che è l'approccio con l'alimentazione umana. Ho sperimentato, sono stato vegetariano per 11 anni, ora sono 3 anni che sono vegan e ho provato anche il digiuno terapeutico per comprendere la valenza dei vari nutrienti. Di quanti giorni? Ho iniziato con 5, sono arrivato a 21. Caspita! È stata una bella prova, interessante, mi ha insegnato tantissime cose, ho imparato che dopo il terzo giorno si ha veramente una maggiore attenzione, una maggiore presenza e poi lì ho capito che non dipendevo dal cibo. Oggi sei a digiuno? No, oggi non sono a digiuno, ho mangiato però poco perché lavorando così intensamente mangio poco. Senti, quando sei a digiuno per alcuni giorni ti viene da scrivere di più o di meno? Molto di più. Quindi questo libro l'hai scritto? Quando? L'ho scritto parzialmente a digiuno e soprattutto in uno stato abbastanza alterato, nel senso che ero molto ispirato quando scrivevo. Non è un libro assolutamente razionale. Può essere pericoloso però digiunare se non fatto secondo certe regole? Diciamo di sì, nel senso che è sempre bene capire che il digiuno deve essere terapeutico, non deve essere un autolesionismo. Quindi fatto con determinati canoni di sicurezza è una terapia che può disintossicare e portare a un livello di consapevolezza successivo. Cosa ti ha ispirato nello scrivere Luci, appunti di viaggio per la tua anima? La voglia di condividere qualcosa di potente che potesse mettere in discussione in maniera forte i paradigmi esistenziali delle persone. Paradigmi che nella maggioranza dei casi portano le persone stesse ad avere una serie di problematiche, ad attirare situazioni poco piacevoli nella propria esistenza. Quindi le mie sono semplicemente rotture di paradigmi esistenziali. A chi ti rivolgi scrivendo questo libro? A tutti quelli che hanno voglia di prendersi la briga di leggere un libro che potrebbe sconvolgergli la vita. Solo i vegani? No, a tutto il mondo. Ok, grazie e buon lavoro. Un abbraccio.